Ciao a tutti voi ragazzi e bentornati nuovamente a Poliziotto Garage. A un po' che non pubblico video perché sono stato un po' indaffarato con il lavoro e con qualche impegno che ho avuto. Ma eccoci nuovamente qui. Bene, come da titolo io cercherò di realizzare questa volta in questo video, assieme a voi passo passo, un cavalletto, cioè un cavalletto simile a questo, quelli che si usano quando si lavora in officina. Tempo fa, un bel po', anzi, tempo fa, avevo prima un altro canale, si chiama Poliziotto Build and Design, e avevo realizzato già una coppia di cavalletti che, se qualcuno se lo ricorda, erano questi di qui. Però adesso me ne serve, per l'appunto, uno un tantino più resistente e più alto di quelli normali che si trovano in commercio, come potete vedere qui, o come quelli che già possiedo. E mi hanno regalato questo attrezzo ginnico e cercherò da questo attrezzo ginnico di tirare fuori per l'appunto un cavalletto. Perché come potete vedere già le basi ci sono, quindi il tubo estendibile c'è, la struttura bene o male è abbastanza resistente e quindi cercherò di tirarne fuori per l'appunto, come già detto, un cavalletto. Quindi procediamo con lo smontaggio. Andiamo. Bene ragazzi, dei pezzi che ho potuto recuperare almeno di quell'attrezzo ginnico sono questi qua. Naturalmente il tubo più importante è questo, perché è quello che permetterà di regolare l'altezza del nostro cavalletto, anche se dovrò andarlo a modificare. E poi naturalmente cercherò di riutilizzare questa piastra, che come vedete è molto spessa, circa 3 mm, come base, perché giustamente qua, come potete vedere, il cavalletto in teoria dovrebbe venire per l'appunto così, per stappoco così. Quindi dovrò fare i sostegni laterali, la base che ho già detto, il tubo centrale e poi naturalmente il pezzo estendibile con una buona base dove poter poggiare quel che devo sollevare naturalmente. Bene, procediamo adesso con la modifica di questi pezzi e vediamo quello che posso utilizzare di questi pezzi che ho qui sul tavolo, tranne naturalmente il trasformatore che non c'entra completamente niente. E speriamo di riuscire. Comunque, noi ci proviamo, ragazzi. Andiamo avanti, continuiamo.
Bene ragazzi, come potete vedere siamo arrivati alla conclusione del nostro video. Il cavalletto l'ho realizzato, certo non dico che è un'opera d'arte, però sono più che sicuro che farà il suo dovere. A meno che, certo, sarà abbastanza funzionale per quello che dovrò fare io, naturalmente. Come si può vedere dall'ultimo realizzato c'è una buona differenza. E anche da quelli comprati, naturalmente non dico che sia, come ho detto, bellissimo, però è abbastanza resistente, già si vede che si può regolare in altezza, è anche bello massiccio perché la struttura è bella solida. E dire, il progetto io l'ho realizzato, spero, come dico ogni volta, che questo mio progetto venga utile a qualcuno. Una cosa buona, scusate il rumore della macchina, una cosa buona è che, come si può vedere, il pezzo superiore qui si può svitare, quindi questa parte, diciamo, curva si può smontare, perché ci sono appunto dei perni, e posso andare anche a montare questo altro accessorio che ho sempre recuperato dall'attrezzo ginnico, per magari se devo posare qualcosa che necessita questo supporto, posso smontare questo e montare quello. Bene ragazzi, ci terremo a dire un'altra cosa che prima che me lo dimentico, sono arrivati i nuovi adesivi che ho fatto ristampare, come potete vedere. Ho anche qui pronte le buste e i francobolli all'interno delle buste, non so se si vedono, ecco qui li tiro fuori, passo una rete. Quindi che aspettate? Voi che avete, anche voi che avete un canale YouTube, avete gli adesivi e volete scambiarli con me, scrivetemi in privato e io sarò felicissimo di spedirvi i miei. È successo che magari ritardano ad arrivare oppure non arrivano, perché con le poste si sa che queste cose succedono, però mi riscrivete e io sarò più che felice di rispedirvelo se casomai dovrebbe succedere una cosa simile. Che dire ragazzi, da Giuseppe e Polizotto Garage io vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto. E che dire, alla prossima ragazzi. Ciao!